TGDS Life. Apriamo subito parlando del caso relativo alla piccola Diana lasciata morire di stenti dalla madre Alessia Pifferi. In una chat spunta l'ombra di abusi sessuali sulla bambina. Ce ne parla Alessia Conte. Nuovi particolari emergono sul caso di Alessia Pifferi, sull'ombra degli abusi sessuali, resa nota dopo che sono state visionate alcune chat della mamma della piccola Diana. La bambina di 18 mesi morta di stenti a Milano dopo essere stata abbandonata per giorni dalla madre, potrebbe dunque essere stata anche abusata dagli uomini con cui si intratteneva la donna. Federica Panicucci, in diretta a Mattino 5, riferisce che è stato già identificato un uomo di 56 anni del Bergamasco a cui la Pifferi, nel corso di una chat erotica, aveva scritto che avrebbe baciato la sua bambina. All'uomo sono stati sequestrati 6 telefonini e si sta indagando per capire se possegga materiale pedopornografico. Un piano che getta nuove ombre sulla mamma di Diana, ma il legale della donna, Dauria, in diretta sostiene che si tratta solo di una parte della chat e che occorre cautela nell'affermare questa accusa. E voltiamo ora pagina con la politica e con le dichiarazioni del leader di Azione, Carlo Calenda, entrando in Senato in riferimento alle cariche ai danni degli studenti della Sapienza. Ascoltiamo le sue parole. Ma sì, scusate, io come ho spiegato detesto Capezzone. Quando lo sento parlare mi sembra Travaglio in versione di destra. Le cose che dice al 99 non le condivido e proprio per questo, essendo un liberale, rivendico il diritto di Capezzone e difendo il diritto di Capezzone di parlare in ogni sede senza essere assaltato dagli studenti. Le cariche però poi dopo devono stare. Ma le cariche nascono però dal fatto che si vuole impedire di far parlare una persona all'università e questo non è accettabile. E proseguiamo con la guerra in Ucraina. Sale la tensione tra la Russia e la NATO, via ai test nucleari con armi tattiche. Il servizio di Francesca Bloisi. Si aggrava lo stato di tensione tra la Russia e la NATO. Mosca ha lanciato oggi nuovi test nucleari con un'esercitazione che ha messo in atto un attacco massiccio, come lo ha definito il ministro della difesa russo parlando all'agenzia TASS. Una vera e propria simulazione di un attacco nucleare, in quanto, ha precisato, il rischio di conflitto sia a livello regionale che mondiale rimane molto alto. Tutti i missili hanno raggiunto i loro obiettivi, ha fatto sapere il Cremlino. È la seconda volta da quando a febbraio è iniziata in Ucraina la guerra che la Russia testa il suo arsenale atomico. Il presidente Putin era presente al lancio dei missili e non ha perso occasione per scagliarsi contro Kiev, precisando che la Russia è a conoscenza dei piani ucraini di usare una bomba sporca, ipotesi considerata senza alcun fondamento dai paesi occidentali. Giuseppe Bruscolotti, vittima degli usurai. L'ex capitano partenopeo avrebbe versato 150.000 euro in 9 anni. Le sue parole con Marco Spartano. I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno sgominato un giro di usura. Sono 11 le misure cautelari emesse nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti al clan Baratto Volpe di Fuorigrotta. Tra le vittime di questo giro anche l'ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti. L'ex difensore, che ha giocato anche al fianco di Maradona, ai magistrati ha spiegato: quando si entra in questo vortice è impossibile uscirne. Bruscolotti, da quanto emerso dalle indagini, essendo capitano della squadra partenopea, avrebbe ricevuto un trattamento ritenuto di favore, con tassi del 20% che potevano arrivare a superare anche il 40%. La vicenda ebbe inizio alcuni anni fa, quando chiese un prestito per il suo ristorante, aperto dopo il ritiro ed in quel momento in difficoltà. All'ex calciatore venne chiesto di restituirlo versando 2.400 o 2.600 euro al mese, poi divenuti circa 1.000, cifre che vennero richieste anche durante l'emergenza Covid, quando Bruscolotti venne redarguito perché non riuscì a versare la rata. Arisa ha voluto lanciare un messaggio sui social, quello dell'autostima, e l'ha fatto così, scopriamolo, con Vanessa Zagagna. La cantante Arisa ha nuovamente trovato il modo di stuzzicare le fantasie dei follower. Da qualche anno a questa parte, l'interprete del singolo Sincerità si fa portatrice di un messaggio di autoaccettazione e amore verso se stessi. Un lungo percorso, quello che ha condotto Arisa ad accrescere la propria autostima, in cui non è mancato il ricorso alla chirurgia estetica.
Nella mattinata di ieri, la cantante ha immortalato il suo ultimo intervento di bellezza al viso, non mancando di attirare l'attenzione con una frase a dir poco goliardica. «Metto il davanzale in primo piano, così facciamo più audience», ha detto sorridendo a Risa, che su Instagram si è ripresa con solamente il reggiseno addosso. Un'esternazione che ha suscitato l'ilarità dei fan e di cui tutti nelle ultime ore starebbero parlando. E questa è la nostra ultima notizia, siamo in chiusura. Per ulteriori informazioni vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sulle nostre pagine social o sui nostri siti internet www.yeslife.it o www.yeslifemagazine.it. Adesso vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG di Yes Life. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento.